16. Ah, 16. Caffè 1. Caffè 2. Beruhigendes Tagesfluid. Stärkt Haut, die zu Rötungen und erweiterten Äderchen neigt. Ah, noch ancora un fluido per la faccia. Fluido calmante, vediamo come si chiama in italiano, sì, fluido calmante per il giorno. Questo non lo conosco per niente, non mi ricordo neanche che cos'è, non so se c'era anche prima quando le cose di Dr. Hauschka si chiamavano in modo diverso. La maggioranza è ancora lì, solo che ha un nome nuovo, riconoscibile, ma questo non lo riconosco. Ma comunque, questa è la sorpresina di oggi. E poi? Grazie, ho profumino di oggi. Grazie, grazie. Prega. Und la cioccolata? Abbiamo recuperato una cioccolata del giorno che per qualche ignoto motivo non c'era nella taschina del calendario dell'avvento del 16 e adesso qui siamo al lavoro. Ed ecco qui abbiamo oggi un topolino e un orsetto. Ma sono carini, sono adorabili questi foglietti. Sono carini, vero? Sì. Ecco, ho appena finito di pulire il computer, di ripiegare la presa, così di imbustarla e adesso metto tutto nella sua custodietta. E niente, e il computer oggi parte per essere ripulito e riparato. E lì ci sono i miei piedi. Non so se vi ho già mostrato questa scatolina di latta al verde, che prosegue la tradizione incominciata l'anno scorso con un'altra meravigliosa scatolina di latta, di cui stiamo usando tra l'altro adesso i prodotti. I prodotti dentro la scatolina dell'anno scorso sono veramente mediocri. Speriamo meglio quest'anno, ma quest'anno i prodotti sono diventati di meno, nel senso che qui dentro ci sono due prodotti, nella scatola dell'anno scorso ce n'erano tre e il prezzo è rimasto uguale, ma anche la scatola è più piccola. Ecco, questa è la scatola di quest'anno e mi è stata regalata e adesso un attimo vediamo anche il contenuto. Ecco, qui dentro c'è un docciagel, poi c'è una lozione per il corpo, tutte e due in formato estremamente mini. Questa è la scatola, come si presenta senza il cartoncino descrittivo. Una bellissima scatola, come anche quella dell'anno scorso che vi faccio vedere a momenti. Poi questa è la descrizione, il cartoncino con la descrizione e anche il prezzo. No, aspetta, mi sembra, forse il prezzo è aumentato, perché mi sembra che l'anno scorso fosse 4,95 euro. Comunque, e poi qui dietro c'è la descrizione dei due prodotti. Vedete che non c'è niente di particolare nell'inci di questi due prodotti e vedete che ogni tubetto contiene solo 50 ml di prodotto. Poi invece questa è la scatola dell'anno scorso, devo tenerla ben salda in mano perché dentro è piena, io la uso per metterci dentro le mie palette da trucco. Vedi che c'è anche scritto sopra ed è una scatola con evidenza più schiacciata, però è leggermente più grande. E come vedi è piena di palette, se ne intravedono tre di Alterra. Una di Kiko, una di Anne-Marie Berlind e un'altra ancora però più grande di Alterra. Sotto ce n'è un ulteriore sempre di Alterra.
Ciao. Sono 2000 secoli dall'ultima volta che sono riuscita a mangiare una barretta di queste. Queste me le portavo sempre al lavoro prima della pandemia. Che poi non è che costino 1 miliardo, 49 centesimi.
Approfitto di questo piccolissimo momento in cui sto camminando per andare da un posto all'altro per raccontare che in Germania i numeri sono altissimi. Io non riesco a tirare fuori il telefono in tempo per riprendere tutte le volte che le strade sono bloccate dalle ambulanze che passano. I numeri della pandemia sono altissimi. Ci sono 500 morti al giorno, ci sono decine di migliaia di contagiati al giorno. Solo ora cosa succede? Ora succede che gli ospedali si stanno rifiutando di dare i numeri quotidiani della pandemia, ma anche gli istituti che di solito raccolgono questi numeri non stanno dando più quotidianamente i numeri, cosicché sembra ogni giorno che ci siano meno contagiati, meno morti, meno persone nella terapia intensiva. E poi, mentre i primi giorni una voce, la voce del telegiornale, aggiungeva: ma questi numeri sono parziali perché non abbiamo ricevuto i numeri di questo, questo e quest'altro istituto, mentre invece adesso questa voce non lo dice neanche più, però è ancora così, capisci? Lo puoi leggere sui giornali, lo puoi leggere nelle riviste, sui quotidiani, però non te lo dicono più e quindi tutti hanno l'impressione che i numeri siano scesi. C'è proprio un rifiuto collettivo di acknowledge, di dare per esistente la pandemia. Cioè la gente improvvisamente ha smesso di accettare che la pandemia è qui, esiste e bisogna contrastarla. E i tedeschi, ma probabilmente all'arrivo di altre minacce, che poi si sono trasformate in minacce europee e in alcuni casi in minacce mondiali nel passato, i tedeschi hanno fatto blocco compatto per negare l'evidenza dei fatti, come sta accadendo in questo momento. Qui c'è una serie di foto di Penelope Cruz che io ho collezionato nel corso di veramente tanti anni e l'ho fatto perché svariati anni fa, sotto un mio video, no, non sotto un mio video, sotto un video di non mi ricordo chi, avevo letto uno scambio di commenti veramente raccapricciante fra persone che sostenevano, fra donne che sostenevano che Penelope Cruz porta sempre lo stesso trucco. Quindi mi sono messa a collezionare foto di Penelope Cruz in cui ogni volta ha un trucco diverso, però la faccia naturalmente è uguale. Siccome Penelope Cruz ha una faccia dai lineamenti molto molto evidenti che si impongono e si impongono anche sul trucco, allora è difficile spersonalizzarla e cambiarne i connotati con il trucco, ed è forse questo che quelle donne si aspettano dal trucco, credono che il trucco sia, cioè un cambiamento dei connotati, perché probabilmente loro sono infinitamente racchie e hanno bisogno di essere cambiate nei connotati dal trucco. Ecco. Allora, qui vedete la mia collezione, accumulata veramente nel corso di tantissimi anni, tantissimi adesso, una decina. E poi poco fa ho domandato quali sono le foto preferite di un uomo e poi ho guardato anch'io quali sono le mie foto preferite. Allora, un attimo, queste sono altre foto. Questo è Piero della Francesca, non c'entra niente. Allora, un attimo, vi faccio vedere quali sono state le foto scelte da me. E poi l'uomo della situazione ha scelto questa foto perché giustamente si può vedere il corpo ed è in una posizione molto femminile, quindi non è importante tanto la faccia quanto l'insieme della ragazza. E poi quest'altra foto che ancora una volta mette in evidenza la femminilità. Invece Valentina ha scelto questa foto perché questa foto è veramente sage come un'image, perché il trucco in questa foto è veramente impeccabile. E poi quest'altra foto, perché questa foto è bella, è molto naturale, è una foto così, di un momento assorto. Ecco. Ecco, adesso andiamo a fare la spesa.
Ma volevo dire che oggi sono stata costretta ad installare la app di YouTube nel cellulare. Dopo 100 anni che mi ero rifiutata di farlo, adesso però purtroppo ho dovuto farlo perché ho dato via oggi stamattina il computer che deve essere un po' rimesso a posto. E niente, la app di YouTube però in tedesco si direbbe che è Lästig, ossia è molesta, mi manda i messaggi di tutti i canali a cui sono iscritta che hanno appena pubblicato video. Non la voglio questa cosa, brutto, vero? Mamma mia, non ci serve questa cosa veramente. Senti, che giorno è oggi? Jetzt nicht scheiße. Und il numero? Die Zahl? Sedici? Sì, bravo! È giovedì. No. Allora, prima parte della spesa, questa è la spesa del penny, il pane, il pannone in fettone. Questo costa 1,19 euro. Non compravamo questo pane da tantissimo tempo, però siccome negli ultimi giorni abbiamo comprato sempre un altro pane di uguale misura a 1,49 euro, che è comunque un prezzo alto a giudicare dai prezzi di queste parti, allora ci siamo ricordati che un tempo compravamo il pane del penny, questo noi lo chiamiamo il pane invernale perché invece d'estate in primavera compriamo il pane di Aldi che costa 89 centesimi, è una pagnottina però più piccola che affettiamo noi nella macchina affettatrice e che però dura praticamente solo 2 giorni, questo dura leggermente di più e non costa troppo di più. E poi lo chiamiamo il pane invernale perché questo pane d'estate lasciarlo 2 giorni in giro fa la muffa, mentre invece d'inverno no. Poi ci sono i biscotti che Valentina mangia, i biscotti al burro per colazione, e poi ci sono i Milchbrötchen, ossia le brioscine, sempre per fare colazione. Poi nella seconda parte della spesa abbiamo una bottiglia di tè freddo al limone, ce ne sono altre 6. Poi c'è la scatolina degli stick di caffè liofilizzato, sempre la scatolina che compriamo di solito. Poi ci sono 2 confezioni di tortelloni e poi un attimo perché adesso arrivano le cose fredde. Poi c'è l'ultima parte della spesa e nell'ultima parte della spesa c'è lo yogurt greco, 4 confezioni per 1,29 euro. Poi c'è il Buttermilch che questa settimana era scontato, l'abbiamo pagato 39 centesimi, ma lo troviamo anche a 35. Poi c'è come sempre la salsiccia di fegato di questa regione, Pfalz, Rheinland-Pfalz, che è la regione in cui ci troviamo in questo momento. A proposito, il paesino in cui abitiamo questa notte ha vissuto una retata della polizia perché la polizia cercava i criminali e i terroristi, così sono stati chiamati al telegiornale, che in realtà sono quelli che negano che Corona esista, che il virus esista e che nelle chat dell'internet oscuro come dire, hanno progettato di andare a prendere a casa dei politici e cose di questo genere. Quindi questa notte il paesino non ha dormito. Il paesino si trova nella regione che si chiama Rheinland-Pfalz. Poi questo non è una cosa fredda, ma sono 2 spazzolini da denti ottimi. E poi ci sono 2 confezioni, come sempre, del prosciutto affumicato della Foresta Nera. Poi oggi abbiamo ricevuto nella posta, come tutti gli altri cittadini, il calendario dell'immondizia per il 2022. Ci sono scritti tutti i giorni in cui vengono a ritirare l'immondizia del bidone giallo, l'immondizia del bidone nero, l'immondizia del bidone blu e eccetera, eccetera. Was essen wir? No, qui. Mit? Parmigiano. Ja. Und auch? Für dich Burro. Und für mich Olio.
Lightly dot it in this inner corner area because that's where most of the darkness is on my eyes. And then fade it out. Hey guys, the family is here. We are ready to go to my mom's birthday. E hoje a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Tem várias perguntas aqui, a gente deu uma olhada rapidinho. E gente, eu vejo muito filhos de brasileiras aqui na Itália. Eu não sei se vocês notaram isso, não são todos, tá gente? Não são todos. Eu não sei se vocês notaram isso, que tem muitos filhos de brasileiros aqui na Itália que parece que renegam um pouco de onde que a mãe é. Eu vejo isso. Hi guys! Alright, here's what's in today's gratitude journal. Number one, I'm grateful for Bub, just as a whole, as a person, and very specifically lately, his fix at work. He'll fix a light switch and he'll fix the door. And he'll just do all these different things and you kind of wonder, like, how do you do it? Infatti, come si sa, dall'Europa, da Bruxelles, non è stato visto con favore, soprattutto quell'ordinanza del Ministero della Salute con cui il governo italiano di fatto blocca l'arrivo di tutti coloro che provengono dai paesi dell'Unione Europea se non hanno fatto un tampone e in caso di persone non vaccinate se non osservano poi la quarantena.